Finisce 3-2 fra Nuova Virtus ed Erone Ardia, servizio a cura del nostro Alessandro Scoppetti. Buonasera Alessandro, benvenuto. Ultima di campionato, però insomma le emozioni non sono mancate. Sì, una partita bellissima dalle mille emozioni, diciamo una partita dai due volti per l'Erone Ardia, che nel primo tempo non ha giocato certamente al massimo delle sue possibilità, ma poi nella ripresa è stato capace di riprendersi e ha rischiato addirittura di arrivare al pareggio. Volevo chiedere a mister Salotti il motivo di questo primo tempo giocato sottotono, se forse è stato frutto di un rilassamento dei suoi ragazzi vista la salvezza conquistata. Martedì cena, giovedì partitella fra di noi, e venerdì niente allenamenti. Ok, quindi mi sembra chiaro, diciamo, tutto chiaro. Il motivo. Direi anche un po' a sintesi. Beh, il direttore di gara ha avuto il suo da fare, ci sono stati due rigori ed un'espulsione. Volevo chiedere appunto al mister se un giudizio sull'operato dell'arbitro. Forse da una gara che non doveva offrire niente gli abbiamo dato tanto lavoro all'arbitro, perché la prima mezz'ora l'Erone Ardia non era in campo. Poi dopo ha riacquistato quella mentalità che c'aveva ultimamente, noi andava di perdere sotto le 2-0. È entrato in campo al secondo tempo con un'altra mentalità, abbiamo preso gol del 3-0, però non ci siamo lasciati andare, ma continuiamo, fatto il gioco nostro e abbiamo giocato pure bene. Al secondo tempo abbiamo fatto una bella prestazione, come le ultime 10 partite a venire avanti. Però diciamo che l'arbitraggio, no, forse si poteva risparmiare quell'espulsione. Quell'espulsione se la poteva risparmiare, perché penso che era fallo su un giocatore nostro e da lì l'ha espulso. Però insomma l'arbitro non c'è da dire niente. L'uomo del match Alessandro, che è stato a tuo avviso? Beh, a mio avviso Shaman ha sbloccato la gara, poi si è dimostrato pericoloso in molte occasioni, ha servito i compagni, ha dialogato anche con i suoi compagni di reparto, Squillace e Conte. E volevo chiedere appunto a mister Salotti se era d'accordo col mio giudizio. Sì, sì, perfetto. Che poi sarebbero 10, 7 e 9. E 9, sì. Daniele? Sì, allora io ne approfitto della presenza del mister, perché per l'ennesima volta, scusate, magari sarò anche un po' ripetitivo, ha realizzato una grande impresa. Mister Salotti lo conosciamo, ha preso una società, come il Torvaianica, dalla terza, l'ha portata alla promozione, una grandissima cavalcata. Paradossalmente però, mi permetta mister, questa con l'Ardea mi sembra essere addirittura un'impresa ancora maggiore. Dico questo perché innanzitutto è arrivato in corsa dopo alcuni diciamo avvicinamenti estivi. Una situazione non facile, una classifica complicatissima, una squadra magari non costruita secondo le proprie ideologie, eppure tutti hanno seguito il suo indirizzo, quindi secondo me è una grande impresa. Sì, è vero, e ho scelto questo proprio per questo motivo, perché dopo che ho lasciato io la Racing, qualcheduno, qualche giornalista pure, sì, anche di livelli diciamo di carta un pochino più importante, ha fatto qualche battuta stupida e dicono che si vince solo con i giocatori. E dato come sembrava che l'Erone Ardea non ci avesse giocatori, allora ho preso st'incarico, anche se qualcuno lo conoscevo, che ci avevo giocato contro, e sapevo che non era un gruppo morto. Uno deve solo mettere a posto qualche tassello, ma quando fai queste cose non devi prendere giocatori, perché lì i giocatori, la materia prima c'era, devi mandare via quello che ti dà fastidio. Una volta che è stata fatta la pulizia, l'Erone Ardea ha iniziato a giocare senza problemi. Ha iniziato a giocare e anche a giocare bene, a esprimersi con buoni ritmi, in un campionato comunque complicato, abbiamo visto, con tante squadre impegnate fino all'ultimo per grandi obiettivi. Qual è stato il momento nel quale lei ha capito che si poteva andare a dama, comunque che il peggio era passato, se mai c'è stato il peggio? Io ho cercato di far affrontare le prime 4 partite del girone di ritorno i ragazzi con la mentalità diversa da quella che facevo col Torvaianica, che col Torvaianica quando incontravo le squadre più deboli cercavo di mettere quelli che giocavano un pochino di meno. Io ho fatto il contrario, diciamo, con l'Erone Ardea, ho dato spazio e hanno giocato tutti quanti, e cioè io sono coerente, non è... io so che non potevo andare a battere il Play Euro, non potevo andare a battere Fonte Meravigliosa, e non mi interessava niente a me perdere 2, 3 o 4-0, tanto
ha detto bene prima il mister, 1-0, hai perso i tre punti. Ho cercato di impostare il nostro gioco già da lì. E poi mano a mano i frutti sono venuti. Poi dopo è normale, quando trovi la squadra alla portata tua, la squadra ha iniziato ad avere la mentalità e adesso come adesso ha un buon gioco. Ed è importante vederlo poi come crescita nel corso delle settimane. Lei ha portato questo esempio anche, no? Di diverso approccio rispetto al passato col Torvaiani, ovvero contro le piccole, in un certo modo si è cambiato il registro. Ma diciamo che io lì avevo un gruppo che avevamo creato io e Lorenzo. Esatto. E qui mi sono trovato con un gruppo che era già creato da me. E io ho dovuto entrare nella mente dei ragazzi più che altri, sì. No? Adesso io ho fatto qualche battuta su Facebook e qualcuno l'avrà pure letta. Faccio un esempio su tutti perché è diventato il mio pupillo. Daniele Pisu, che tutti quanti dicono che è un caciarone. Dalle prime domeniche che una si è fatto butta via. La seconda mi ha detto, miss, levami perché sennò mi cambiano. Adesso non ha preso più un cartellino giallo. E c'è qualcosa quindi che significa... E fa prestazioni sempre sopra al 7, mai inferiori. Non è stato certamente lui il giocatore che in carriera è stato più difficile da gestire, mi sa, per Miss Salotti. Ce n'è qualcun altro? Sì, chi possiamo nominare? Vediamo un po'. Ma sono tanti quelli che ha una certa esperienza da gestire. Uno su tutti è Ciaccio Baislak, che per gestirlo a mandare in panchina Ciaccio Baislak entra a 20 minuti dalla fine e ti risolve la partita e la domenica dopo lo rimandi in panchina, insomma non è proprio una classe incredibile da parte sua. Proprio facendo questi paralleli tra l'attualità e il recentissimo passato, al di là del modo di gestire diverso del gruppo per esigenze anche di costruzione diversa, però qual è esattamente la differenza, se c'è stata, col suo Torvaiani che con questo Airone? No. Se c'è? No, sono riuscito... Io penso che il merito mio qui è di aver legato... I ragazzi ce l'avevano quella voglia di fare, però la esprimevano male. Io sono riuscito solo a farli esprimere come si dovevano. Difatti noi c'è qualche dirigente nostro che qualche volta ne è potuto venire, viene a vedere il tabellino, dice, mister, ma qui manca un cartellino giallo. Cioè è tutto quello. Io penso che alla fine il gruppo è quello che ti dà i risultati. Non è il giocatore singolo. Poi se vogliamo parlare del giocatore singolo, qui ci stanno giocatori che possono giocare pure nel Torvaiani che è mio, diciamo. Però senza un timoniere che sa tenere appunto le redini, magari anche quando si hanno giocatori di talento, di classe, anche di esperienza, non sempre è difficile andare a Damo. Quindi, io ho un parere che l'Unipomezia che c'ha una Ferrari, il mister, tocca dire bravo, perché tenere una bada a tutte quelle prime donne è più difficile che tenere a bada ragazzi che gli fa giocare un quarto d'ora, 20 minuti e stanno zitti. Esatto, questo è molto importante e poi potrebbe anche rappresentare uno step anche per il prossimo futuro, facendo questo parallelismo. Allora, a questo punto, l'impresa è stata compiuta e non è la prima che Salotti fa in carriera. Che cosa c'è alle porte del domani? Che cosa bolle in pentola? Se c'è qualcosa, se c'è una pentola, si continua con l'Airone? Ci sono tante voci nell'ambiente, insomma. Lo sai, quando uno fa un risultato... Il lunedì il telefono inizia a telefonare, che fai un altro anno? Ma io, se l'Airone vuole continuare con me, e loro sanno come la penso io col calcio, per me io mi trovo bene all'Airone. Mi trovo bene, ho trovato un ambiente sano. A me, io poi non so uno di quei tecnici che deve avere 50 persone a fianco a me, io posso andare in panchina pure da solo, basta che mi danno un guardialine, non ci stanno questi problemi. Se l'Airone, penso come sarà, fa le cose fatte bene, io non ho nessuna cosa. Certo, se poi viene qualche cosa, diciamo, di livello maggiore, sempre da valutare. Quindi garanzie non ne ha chieste in particolare? No, io non chiedo niente, non chiedo mai niente a nessuno, perché tanto poi dopo il calcio, se non è adesso, sarà a dicembre, a gennaio. Le Ma giocherebbe un'altra volta per la salvezza con l'Airone Ardia? No. O da escludere? No, ecco, lotterei con la salvezza con un'altra squadra. Con un'altra squadra che uno prima la porta giù e io vado là e la rialzo, ma che io non lottare per la salvezza, no. Con l'Airone, quindi se rimane all'Airone... Devo avere delle basi fondamentali per fare un campionato, non dico da vincere, ma... Ce la giochiamo. Da giocarsela, non so. C'è Cannata molto pensieroso, non so che cosa pensa riguardo di questo tema. Io cosa penso? Che l'Airone Ardia è stata una società abbandonata quest'anno.
non c'è stata una presenza costante, continua da parte della società, da parte dei dirigenti. Come dice giustamente Salotti, non si può, bisogna vedere le garanzie per la prossima stagione. L'ha salvata, però la Rone Ardea, non ci dimentichiamo che sono tre stagioni che fa un campionato pessimo. Cioè l'anno scorso gli spareggi, quest'anno grazie a Salotti ha ripreso, diciamo, l'ha salvata. Però non si può continuare in questo modo. Cioè una maggiore costanza da parte della società, se c'è intenzione di fare bene anche la prossima stagione. Cioè io quelle poche volte che ho assistito, ho visto la Rone Ardea, non ho visto questi dirigenti. Cioè ho lasciato un po' solo Francesco, ecco, parlandoci chiaro, il mister l'ho lasciato un po' solo, questo lasciatemelo dire, anche se all'inizio di campionato io ero presente alla preparazione, c'erano dirigenti, ma io non c'ero, però mi sono dato dopo. Ma la preparazione, e non voglio fare pubblicità, l'avete fatta in uno stabilimento balneare all'inizio di agosto, io ero presente. Ma sai che c'è? Sì, però ognuno di noi vede il calcio. Mi finisco due parole, a parte il cambio di allenatore. Ognuno vede di noi il calcio come vuole. Per me la preparazione si va su un campo da calcio. In spiaggia ci si va da giugno, luglio, agosto. Però mica è detto che ho ragione io, è sbagliato. Io ho la preparazione. Il discorso era questo, vedere la Rone Ardea in questi ultimi anni, in bassa classifica, non è la Rone Ardea di un paio di anni fa. Io adesso che mi sono trovato dentro ho visto una cosa, non hanno un gruppo per stare in queste situazioni, perché io adesso senza nessuno, io sono la persona più umile che esiste sulla terra. Io sono convinto che questo gruppo, questo di oggi, che oggi, se per caso partiva da settembre tutti insieme, questo era un gruppo che poteva stare a livello del Città di Pomezia o forse una cosina sotto, ma poi lo dicono i numeri alla mano, perché io a dicembre avevo il 12 dicembre avevo 4 punti, adesso ce n'ho 31. Concluso, insomma, quindi. Però a mio avviso sarebbe se qualche parco giocatore non è ben nutrito. Adesso ci stiamo lavorando, perché qui sicuramente siamo capiti. Bassa classifica, Pacchina, presumo che il prossimo anno non sia così. Ecco, vedeva le nostre immagini, Salotti diceva in panchina non c'è nessuno, quindi esatto. Bisogna rinforzare questa rosa per far rimanere questo grande allenatore all'Aerone Ardea. Più presenza della società. E anche la presenza della società sottolineava Salvatore Cannata. Ci prendiamo un piccolo break e ritorniamo con la promozione. E ci sarà da parlare tanto della festa, la passerella dell'Unipomezia, fra poco.